Allora, amici di Calcio Pazzo, sicuramente adesso qualcuno nei commenti scriverà, nonostante la vittoria 4-3, cacciate Fonseca perché è inconcepibile prendere 3 gol in casa dallo Spezia. Allora, però, se voi siete, diciamo, intelligenti e onesti intellettualmente, vi sarete resi conto di che cazzo di abbiamo presi? Vi sarete resi conto dell'ultimo gol di Smalling? Che non so manco che cosa abbia voluto fare nella sua testa. Vi sarete resi conto che Paolo Lopez ha fermato una palla che probabilmente andava fuori e gli ha detto a Piccoli: prego, s'accomodi, la butti dentro. Vi sarete resi conto che Farias ha mandato al manicomio difensore con una finta, l'ha mandato al bar. E per cui di che cazzo stiamo a parlare? Di che cazzo dobbiamo rompere i coglioni a st'allenatore? Che poi, per carità, insomma, oggi la Roma, complice anche la pesantezza del momento, non abbia sempre giocato bene, ma io ho individuato qual è il problema. Ed è sempre comunque un atteggiamento dei singoli, in questo caso dei due centrocampisti preposti ad alzare il ritmo, ossia Gonzalo Villar e Veretout. Quando loro due alzano il ritmo e vanno a pressare e vanno a rubare palla, allora cambia. E in 2 minuti praticamente te gli ha fatto 2 gol. Okay, in 5 minuti gli hai fatto 2 gol. Quando loro rallentano il ritmo, ci può sta, che chiaramente in 90 minuti non riesci a tenere sti ritmi, ci può sta, però così è troppo poco. È troppo poco. E allora, se la squadra sta in fiducia, e oggi comunque l'ha dimostrato, ragazzi, Borja Mayoral è pronto. A me dispiace per Dzeko, ti vogliamo bene, ci hai dato tanto, grazie di tutto, però adesso te ne stai un po' in panchina. Te ne stai un po' in panchina perché sto ragazzo praticamente in questo momento sta a cazzo dritto, ok? Rispetto alle occasioni avute, ha segnato una fracca di gol, anche se qualcuno se l'è mangiato, non fa niente. Carles Perez male il primo tempo, bene il secondo. A tutti i giocatori serve un po' di fiducia, serve un po' di continuità. È normale che se giochi una partita ogni 5, ogni 6, la continuità non ce l'hai. Quindi, a mio avviso, adesso anche con gli innesti di Reynolds e del Sharawi è una Roma sicuramente più completa. Io avrei fatto anche qualcosa al centro del campo, però magari chissà che non riusciamo a recuperare pure Diawara. E va bene così. Per oggi seguiamo questi 3 punti, dai.